Padre Matthew Jolley avrebbe provato a vendere il figlio di soli 2 anni di età a qualche pedofilo. In particolare, questo pastore avrebbe utilizzato la famosa applicazione chiamata Grindr. È un'applicazione che spesso viene utilizzata dai gay, dagli omosessuali, per fare incontri intimi, per fare incontri a luci rosse. Padre Matthew, insomma, si sarebbe macchiato di un crimine come questo, che non sarebbe passato inosservato, anche perché molte testate giornalistiche inglesi, perché la storia di questa persona ci giunge dall'Inghilterra, dal Regno Unito, da Manchester, ha fatto il giro del mondo. E ovviamente c'è poco da dire, come qualcuno infatti fa notare, non si può credere che un pastore, che in teoria dovrebbe essere il servitore di Dio per eccellenza, voglia fare una cosa del genere. Io lo trovo davvero assurdo, incredibile e amorale. Ma questa è chiaramente la mia opinione, questo chiaramente è il mio punto di vista. Ognuno poi è libero, o meglio liberissimo, di fare, pensare e dire ciò che vuole. Grazie a tutti, iscrivetevi al prossimo video da Leandro, un narratore italiano.